Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere tornati qui. Oggi chiaramente il nostro primo pensiero va a Raffaella Carrà. Come avete visto, questi 3 giorni il Campidoglio ha ospitato il feretro e c'è stata la camera ardente partecipata da tantissime persone. Oggi abbiamo dato l'ultimo saluto nella chiesa dell'Araceli. Ed effettivamente è stata una cerimonia molto partecipata, molto toccante, perché è stata davvero una persona straordinaria che ha lasciato dei ricordi indelebili davvero dentro ognuno di noi. Mi faceva piacere condividere con voi questo momento perché ritengo davvero che sia stata una persona eccezionale, una grandissima artista e un'icona italiana che ha rappresentato veramente un pezzo di storia dell'Italia. Siamo stati onorati di poter ospitare in Campidoglio la Camera Ardente per dare l'ultimo saluto. E, insomma, è stato un momento davvero toccante. Adesso cercheremo di fare ancora qualche altra cosa perché Roma possa avere un ricordo permanente di questa grandissima artista. E vi racconterò via via che andiamo avanti. Nel frattempo torniamo invece alle nostre domande. Nostre domande, come sapete, abbiamo raccolto alcuni dei vostri interventi, sia la volta scorsa, sia quando abbiamo dato l'annuncio appunto del nostro appuntamento settimanale, e iniziamo con due domande sul microcredito. Sono domande interessanti perché fa capire come c'è finalmente questo tam-tam, questo passaparola, scusate, sta arrivando e per noi è davvero molto importante perché, come sapete, il microcredito che si raggiunge telefonando al numero 060606 aiuta davvero tutti. Allora, Maria mi chiede se al fondo del microcredito possono accedere anche persone che hanno perso il lavoro. Chiaramente sì. Il microcredito si articola prevalentemente in due filoni. Al momento abbiamo aperto un conto che prevede due ipotesi diverse. Un conto sociale, che è proprio per tutte quelle persone che hanno necessità di avere magari un supporto per pagare le bollette, per pagare l'affitto, persone che a causa del Covid hanno sostanzialmente perso tutto e iniziano a non avere neanche più le sostanze per far fronte alle spese di casa. E un altro, vi ricordo, il fondo di garanzia da 3 milioni di euro. Un altro conto invece è rivolto più specificamente alle imprese. Per questo unisco anche la domanda di Rocco: i professionisti possono accedere al microcredito imprese? In particolare sono 3 le linee aperte, ma poi io consiglio sempre di chiamare lo 060606 perché i tutor possono rappresentare meglio quali sono le possibilità. Comunque possono chiamare i lavoratori autonomi titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con un massimo di 5 dipendenti, le imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con un massimo di 5 dipendenti, le società di persone, le società tra professionisti, le SRL semplificate, le società cooperative titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con un massimo di 10 dipendenti. Considerate che ad oggi sono arrivate oltre 500 domande, le stiamo e i tutor e poi tutte le persone formate le stanno esaminando tutte e anche la liquidazione è abbastanza rapida, si arriva a un massimo di 2-3 mesi, ma parliamo proprio di tempi eccezionali, altrimenti il prestito arriva molto molto prima. E io ci tengo a dirlo. Questo serve veramente per chi ha provato anche a rivolgersi agli istituti bancari e non ha avuto una risposta perché magari non ha le cosiddette garanzie bancabili, serve per non finire in mano agli strozzini. Quindi chiamate perché è davvero un aiuto che Roma Capitale e l'ente del microcredito danno a chi ne ha bisogno e noi abbiamo veramente il desiderio di arrivare a tutti. Quindi spargete la voce, se c'è qualcuno che ha bisogno, ditegli che può chiamare lo 060606 e troverà un ascolto, auspicabilmente anche un aiuto. Cambiamo tema. Le infrastrutture. Gianni mi chiedeva informazioni sui lavori di via Dignano d'Istria. Allora, via Dignano d'Istria, come Largo delle Terme Gordiane, come via Pisino e via Buie d'Istria, sono strade del quinto municipio. Mi avevate chiesto via Buie d'Istria anche la scorsa volta, Gianni in particolare. Allora, tutta questa zona è piena di cavità sotterranee da sempre.
Questo che cosa comporta? Comporta che di tanto in tanto purtroppo si verifica un cedimento nella strada. Allora, abbiamo avviato ormai da anni un'attività di indagine importantissima attraverso anche appunto indagini geognostiche e perforazioni del sottosuolo addirittura a 12 metri per poter fare una mappatura completa di tutte queste cavità e procedere quindi all'affidamento lavori per il riempimento di queste cavità. Ovviamente tutte queste indagini sono necessarie per poter progettare il lavoro di riempimento, che non è affatto, scusatemi, non è affatto facile. Come potete intuire, in questi anni, parallelamente a questa attività di indagine geognostica, abbiamo già avviato il riempimento di alcune cavità più contenute, più piccole, per cui diciamo l'attività di indagine è stata molto più rapida, che sono nel quartiere Villini Santa Maria e per Villa De Santis, sempre nel quinto municipio. Le indagini comunque invece su tutta quest'altra parte del municipio sono quasi finite, gli esiti sono trasmessi entro fine mese al progettista incaricato di studiare la soluzione per il riempimento delle cavità e poi si potrà andare in gara per i lavori. A questo punto io faccio proprio un salto importante perché anche Federico, Federica, Fede, mi chiedeva informazioni su Via del Mandrione. Ci troviamo in settimo municipio, ma la problematica è la stessa. Anche qui siamo pieni di cavità sotterranee. Tra l'altro, alcune sono state scoperte di recente. Qui in questo caso siamo un po' più avanti perché stiamo completando le ultime pratiche amministrative per l'aggiudicazione definitiva alla ditta che si occuperà dei lavori di riempimento di queste cavità. Questo serve appunto per dare una maggiore solidità alla sede stradale, intervenendo ovviamente nella parte immediatamente sottostante. Già nelle prossime settimane verrà avviata l'attività di bonifica dagli ordigni bellici, che in alcuni casi è assolutamente obbligatoria, e poi si potranno avviare le lavorazioni vere e proprie per il riempimento. Io ci tengo a dire che questi lavori di riempimento delle cavità sotterranee non era mai stato fatto prima, di riempimento e di rilevamento di cavità e indagini geognostiche. C'è chi pensa che siano lavori minimi, siano cose banali. Vi rendo noto che non è assolutamente così. Oltre all'impegno economico notevole dell'amministrazione in termini appunto di fondi e di milioni impegnati, qui c'è un'attività che va ben oltre il lavoro ordinario o straordinario di rifacimento di una strada. Qui c'è un lavoro profondo che parte proprio da quel complesso di lavori che potremmo definire rientranti nel novero di dissesto idrogeologico, qui parliamo di cavità, che nessuno aveva mai fatto prima. Ecco, io penso che questa sia una delle attività che magari non porta visibilità, non porta gloria, non porta consenso, ma è giusta e va fatta ed è assurdo che sino ad oggi nessuno se n'era mai occupato. Quindi, anche se vedete i lavori procedere con lentezza, sappiate che c'è molta parte, come dire, di back office, chiamiamola così, che è proprio lo studio per arrivare a poter rifare la strada poi in maniera definitiva. Ripeto, non sarà un lavoro che genera fuochi d'artificio apparenti e visibili, ma l'effetto definitivo invece sarà quello strutturale che è fondamentale affinché l'intervento sia appunto definitivo e non sia una pezza. Quindi questo ci tenevo a dirvelo. Passando invece al tema dell'urbanistica, Alessandro mi chiedeva la volta scorsa informazioni sul piano di zona Selva Nera. Allora, qui siamo intervenuti con tutti gli interventi, scusate il bisticcio di parole, abbiamo effettuato ormai gli interventi di urbanizzazione primaria, quindi abbiamo completato le fogne, abbiamo completato le strade e l'illuminazione. L'ultimo lavoro attualmente in corso riguarda alcune ultime attività sul Parco Francesco Salerno, dove il Dipartimento Ambiente si sta occupando di completare una recinzione, una staccionata e la messa a regime dell'impianto di irrigazione. Una volta terminate anche queste ultime opere, finalmente lo stesso parco sarà a disposizione dei cittadini. Per chi non conosce il tema, purtroppo nei piani di zona molto spesso i costruttori si occupavano di costruire prima le palazzine e si dimenticavano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quindi strade, appunto fognature, acqua, luce e parchi e asili. Sono tutti interventi che stiamo completando noi. Sono fondamentali, devono essere fatti, purtroppo richiedono tempo e fondi, ma noi anche qui ci stiamo mettendo con grande determinazione, stiamo completando ciò che è fondamentale affinché
affinché le persone che vivono nei piani di zona possano avere tutti i servizi a cui hanno diritto. Ci vuole del tempo, lo ripeto, ci vuole del tempo, ma queste cose si fanno. Quindi a breve anche il piano di zona di Selva Nera potrà avere il suo parco. Ancora, sul verde, Maria mi chiedeva informazioni sugli interventi sulle alberature del verde di Via Veneto. Stiamo procedendo alla, o meglio, procederemo non appena riapre la stagione delle potature, che chiaramente non comprende l'estate, ma si riapre in autunno, stiamo prevedendo le potature delle magnolie, che ovviamente sono parecchio da sfrondare, mettiamola così, quindi ce l'abbiamo ben presente, non è però questa la stagione adatta. Quindi sarà una delle prime cose che ripartiranno non appena l'autunno ce lo consente. Poi, per quanto riguarda il commercio, Francesco chiedeva quando verrà avviata la costruzione del mercato di Via dei Capasso. Ci troviamo nel quartiere di Bravetta, in municipio 12, i lavori sono già iniziati. Ne avevamo parlato proprio qualche giorno fa, questo è un quartiere molto importante che riguarda un mercato rionale in un municipio diciamo che si trova comunque nella periferia di Roma ed è un quartiere ed è un, scusatemi, un mercato che i residenti richiedevano da tempo. Devo dire un'altra cosa, sui mercati rionali noi abbiamo avviato un'imponente attività di riqualificazione che parte dalla messa in sicurezza degli impianti. In moltissimi mercati eravamo completamente fuori norma rispetto all'illuminazione, all'antincendio, ai bagni, alle strutture. Quindi una buona parte degli interventi sono stati destinati a ripristinare le condizioni minime di sicurezza. E poi ci siamo dedicati ovviamente alla riqualificazione dei mercati. In alcuni casi sono stati completamente rifatti, in altri casi sono stati effettuati degli interventi di completamento. I mercati rionali sono tantissimi, ad oggi abbiamo stanziato oltre 37 milioni di euro. Considerate che anche questo non era mai stato fatto. Perché lo dico? Perché è evidente che non siamo riusciti ad arrivare su tutti i mercati rionali di Roma, come però è evidente che su moltissimi mercati i lavori sono stati avviati, in alcuni casi sono stati anche completati, in altri casi sono in corso, ma l'obiettivo è proprio quello di arrivare capillarmente ovunque affinché ogni quartiere possa avere il suo mercato rionale concepito non più solo come luogo nel quale si vanno ad acquistare beni alimentari, insomma, ma si possano trovare anche dei servizi ed ecco qui infatti la realizzazione di spazi comuni, conviviali come piazze, ecco qui la realizzazione in molti mercati, almeno per chi l'ha richiesto, di box con i servizi anagrafe, la realizzazione di spazi anche a volte di co-working o per esempio di librerie. Insomma, stiamo cercando di rispondere alle esigenze dei singoli mercati, sono le 4, come ci ricorda l'orologio che scandisce il tempo. Stiamo realizzando per ogni mercato gli interventi che gli stessi operatori richiedono come più desiderabili. In particolare per il mercato di Via dei Capasso ci sarà anche la creazione di una struttura con uno spazio all'esterno destinato alla vendita ambulante a rotazione e un percorso pedonale attrezzato con panchine, fioriere e lampioni, tutte adiacenti all'area verde, con il quale poi si arriva direttamente all'area coperta del mercato. È chiaramente prevista una zona di carico e scarico merci, aree di parcheggio per gli operatori e per gli ospiti e poi l'intera struttura sarà dotata di nuovi box, compresi un fotovoltaico, un impianto fotovoltaico e un solare termico. Quindi insomma i lavori non sono banali ma non si fermano, vanno avanti. Queste sono un po' le domande che avevamo preso le volte scorse e sulle quali ci eravamo impegnati a darvi delle risposte. Do velocemente ancora un'occhiata ai vostri messaggi. Oggi purtroppo, mi dispiace, vado un po' di corsa perché abbiamo una serie di urgenze che impongono la mia presenza altrove. Però ci tenevo chiaramente a mantenere questo appuntamento con voi perché credo che anche la regolarità di questo appuntamento ci consenta di mantenere questo filo diretto. Allora, grazie per
i saluti. Ah, il parco di riserva grande, Daniela ci chiede. In realtà non è ancora ripristinato, stiamo ultimando gli ultimi interventi, ma siamo quasi, ecco, siamo in dirittura di arrivo. So perché ne sto parlando con l'assessore Fiorini e con il municipio 14, quindi ci siamo. Monica ci chiede ancora del contributo della disabilità gravissima, come anche me lo ha chiesto, ho visto un'altra persona me lo chiedeva, come sapete ne abbiamo parlato anche con l'assessora che sta incontrando direttamente le associazioni e le famiglie, abbiamo erogato i primi contributi, i primi, scusatemi, 3 milioni di euro. Anche qui siamo in attesa che la Regione ci accrediti le ulteriori somme per poter erogare il necessario. Ecco, anche Roberta appunto me lo chiedeva. Grazie Felice. Ciao Giampiero. Maria Cristina ci chiede dell'immondizia. Come sai, Maria Cristina, stiamo come città metropolitana, cioè la ex provincia, stiamo ultimando e completando un'ordinanza per aprire e riaprire la discarica di Albano per le volumetrie residue, questo lo voglio specificare. E questo ci consentirà ovviamente di avere nuovi sbocchi, perché AMA continua a ritirare l'immondizia, ma la continua chiusura, la costante chiusura delle discariche regionali ormai non consente più di sapere dove andare a scaricare, perché chiaramente anche gli impianti che trattano i rifiuti non hanno più sbocchi. AMA sta contrattualizzando moltissimi impianti fuori regione, ma le quantità che contrattualizziamo fuori regione non sono sufficienti a coprire l'insufficienza del sistema della Regione Lazio. Per cui, come sindaca della città metropolitana, mi sto prendendo la responsabilità di aprire una discarica, cosa che dovrebbe fare il presidente della Regione, riaprire una discarica e dare uno sbocco per poter sbloccare questo sistema che ormai è bloccato. Allora, Max chiede sostanzialmente, dice che stiamo rifacendo l'asfalto in corso Vittorio Emanuele e segnala la situazione di via del corso, ci è nota, è in programmazione, cerchiamo di dare informazioni più precise. Vale Valeria, buoni spese, è arrivato il PIN e non la carta. Mettiamo immediatamente, prendiamo la segnalazione. E Vale Valeria, mandaci un messaggio privato perché evidentemente è successo qualcosa con Poste, quindi segnaliamo immediatamente l'anomalia. Come sapete, i buoni spesa, questa volta abbiamo effettuato una convenzione con Poste che ha stampato, ha predisposto tutta una serie di card. Queste card vengono inviate, viene inviato il PIN, le card sono già in qualche modo cariche, per cui poi è molto semplice utilizzarli. Se è capitato, ho intercettato al volo questo messaggio, mandaci un messaggio in privato anche con direttamente tutti i tuoi recapiti in modo che possiamo segnalare a Poste, ecco, e risolviamo immediatamente. Maria, grazie. Fabio chiede un maggior controllo delle auto che invadono la corsia
ciclabile, la corsia per le bici in via Tuscolana. Grazie per la segnalazione. Chiederemo un maggior controllo da parte della polizia locale. Grazie Alessandro. Francesca, ultima domanda, poi purtroppo per oggi vi devo lasciare. Eurovision Song Contest a Roma, ci stiamo lavorando. Avevamo aderito, insomma, dopo la vittoria dei Maneskin, e posso confermare che ci stiamo lavorando. Ci piacerebbe molto poter ospitare questo evento, grande evento l'anno prossimo. Nel frattempo, tutto quello che avete scritto, quello che continuerete a scrivere, verrà in qualche modo intercettato. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Grazie davvero a tutti. A presto.